Mister Cristiano Amoroso, al termine di Rimini Real Forte Querceta, mister, oggi una grande bella vittoria nel complesso. Sì, una vittoria che ci voleva, una vittoria che aspettavamo da tanto tempo, una vittoria del gruppo perché oggi la squadra ha fatto una partita veramente importante. Ci siamo presentati qua a casa del Rimini con una formazione molto tosta, no? Perché avevamo in campo quattro attaccanti praticamente il primo tempo. Siamo stati coraggiosi e fortunatamente siamo stati premiati. La partita di oggi è proprio il segnale che di partite facili quest'anno non ce ne saranno. E se vogliamo fare qualcosa di più, se vogliamo stare un pochino più tranquilli, c'è da lottare sempre fino alla fine come abbiamo fatto oggi. E ti sei presentato a questo importante appuntamento con una formazione in parte rivisitata, anche complici qualche indisponibilità. Hai buttato nella mischia Gianni sin dal primo minuto e ha subito ripagato a questa gara da titolare. Eh sì, è un paio di settimane che lo vediamo in allenamento, anche quando è subentrato l'ultima partita. Ragazzo che sta bene, bisognava solamente cercargli posto e non era facile, no? Perché farli giocare tutti insieme non è semplice, soprattutto se si va a giocare una partita delicata in trasferta. E ripeto, il coraggio è stato premiato. Ti dico la verità, nel primo tempo potevamo sicuramente fare qualche gol in più, perché ho rivisto un po' i fantasmi del passato, no? Situazioni dove te non riesci a concretizzare al massimo e poi dopo, hai visto, se poi alla fine in mischia prendi gol, hai rilasciato un'altra volta 2 punti. Questa volta è andata bene, siamo stati un pelino più fortunati, ma credo che comunque la vittoria sia strameritata. Mattia Gianni, al termine di Rimini Real Forte Querceta, quell'attaccante che oggi è stato buttato nella mischia sin dal primo minuto e questa gara l'ha sbloccata. Grande euforia, grande entusiasmo per una gara assolutamente meritata. Sì, secondo me, anche secondo me la gara è stata meritata, sono contentissimo per il gol, ma nonostante per il gol anche per la prestazione della squadra, che per noi sapevamo che era molto importante venire qua, era difficile venire qua a fare 3 punti, e poi vabbè, sono un attaccante, quindi sicuramente fare gol mi piace e giustamente bisogna farlo. Però diciamo che mi ritengo. Cerco sempre di dare il massimo, soprattutto prima aiutare la squadra e fare la prestazione. Poi il gol, se viene bene, meglio. L'importante era vincere, dai, non c'è altra spiegazione. E lo dicevi, un attaccante vive di gol. Allora raccontaci il gol, quando hai visto la palla entrare, il tuo primo gol in maglia bianconera-azzurra. Sì, diciamo è stato un bel gol. Devo ringraziare sicuramente la squadra, merito loro. E soprattutto Ciccio Di Paola che mi ha fatto l'assist e niente, mi sono ritrovato questa palla davanti, diciamo abbastanza lontano, ho cercato di tirare, ho chiuso gli occhi e appena l'ho riaperto ho visto il pallone entrava, è una bella emozione. Hai aperto gli occhi e sei scoppiato ad esultare con una dedica particolare rivolta al cielo. Sì, era da un po' che cercavo di sbloccarmi per. È stato, diciamo, un anno un po' difficile con la scomparsa delle due mie nonne. Bene, dai, lo dedico a loro e lo dedico soprattutto anche alla squadra. Sono sicuro che le tue nonne dal cielo ti avranno sicuramente apprezzato. Grazie.